prima, guardate che facce contente. Seguite il video fino alla fine e Comunque, capirete come mai. Non spoilerare tutto, eh! guardate come gioca il gattone il mio nastro, scusate, fa troppo Ah sì, questa ridere. ve la facciamo vedere un attimo in anteprima, ma seguite tutto il video perché oggi grandissime novità. Buongiorno amici, buon lunedì e intanto vi faccio vedere due minuscole scene da cui capirete perché tutta questa adrenalina. Amici, guardate qui, come al solito c'è la mia amica. Amici, guardate, sono arrivati i distributori, li stiamo spacchettando, voi non sapete l'emozione, mi sembra di rivedere delle persone care. Beh sì, capitemi, grande emozione perché fino a pochi mesi fa appunto c'avevo questa ditta, è arrivata la pandemia, un po' di crisi come tutti, ho fatto il salto pazzesco di venire qua lasciandoli gestire a mia madre per un po' di mesi questi distributori a Roma, come appunto vi avevo detto. Fortunosamente dopo un po' di mesi, perché non lo davo per niente per scontato, ho trovato una persona che ha deciso di essere mio socio e quindi abbiamo diviso le spese della spedizione, le cose varie, l'ordine delle palline che arriveranno qua in una settimana. Pensavo peggio perché quando le ordinavo a Roma le avevo il giorno dopo, qua una settimana. E quindi inizia questa grandissima nuova avventura per me sull'isola. Allora, vi aggiorno su quello che stiamo facendo. Sono andata a casa a portare tutto ciò che palesemente non erano i distributori, nel senso che giustamente mia madre ci aveva messa, vista la spedizione grande, pure un trolley con un po' di vestiti, ma soprattutto giocattoli di Natalia Gugu che aprirà la camera quando torna da scuola e penso rimarrà fulminata di gioia a rivedere un sacco dei suoi giochi di Roma. Ora invece stiamo tornando al magazzino dove sono i distributori. Perché mia madre, anche quelli, lo spazio dove andranno le palline per risparmiare spazio e approfittarne, la riempite di cose da mandarmi, tipo scarpe e cose così. Quindi, vabbè, tanto appunto oggi mi accompagnate a una sorta di reality. E quindi niente, dopo aver spacchettato, depallettato e svuotato delle cose che contenevano tutti i miei distributori, sono veramente contenta perché appunto, vabbè, ho portato anche un bel pezzo di ciò che rimaneva in Italia, a Roma, di mio, qua. E quindi più che mai mi sento che quest'isola è casa mia oggi, veramente più che mai, perché anche la mia cara, cara attività che coraggiosamente e ve lo confesso contro il parere di tutti quelli che mi erano intorno, io mi sono messa su e costruita, continua ad essere anche parte del mio presente e futuro qui su quest'isola e quindi portarsi qualcosa di ciò che ti è riuscito nella vita, anche quando cambi vita, è una sensazione veramente molto bella. E in più penso che presto mi farò spedire tutti gli altri perché vi devo dire la verità, siccome sono molto carine queste macchinette, siccome qua le voci girano, eccetera, eccetera, già comincio ad avere altre richieste, tipo ma me ne dai una a me, ma me ne metti una al mio locale? E questa è cosa molto buona, quindi tutto promette bene, ti fate per me, qualcuno guferà, lo so già, ma tanto io credo molto nel karma, quindi chi mi gufa mi porta ancora più fortuna. Dire che mi dà anche una certa soddisfazione adesso quando qualcuno, perché c'è sempre qualcuno, giustamente pure perché non è che tutti mi conoscono da sempre, qualcuno che ti chiede ma che lavoro fai sull'isola? Beh, a parte tutto ciò che appunto faccio per conto mio ed è invisibile, online, traduttrice, eccetera, posso dire che sull'isola ho la mia ditta di distributori e ve lo dico in un certo senso dà un notevole sollievo anche questa visibilità di cose di cui tu ti occupi. Ah, tra l'altro in settimana il discorso di aprire l'Alta pure dovrebbe essere più o meno sistemato e quindi ovviamente pure su quello vi aggiorno. Perché comunque giustamente non importa dove, non importa quando, non importa come, ma le tasse le devi pagare. Per continuare la serie cose che un expat può capire, voi non sapete Natalie che si è vista finalmente tornare. Allora, prima di tutto, vabbè, tanto ormai siamo in famiglia. Nina, l'unicornina, che era la sua preferita in assoluto, ha vinto su tutto. Poi mia madre ha inviato, vabbè, nuovi giochi, trusse, cose, colora capelli di ogni genere. Ci abbiamo persino lui e Sophie de me contro te il mondo. Beh, per Natalie ritrovare già un sacco delle sue cose di Roma. È una sensazione, appunto, chiacchiere di una mamma expat che ti fa casa. Cioè, so già che con tutte queste cose che prima comunque arredavano la sua camera, niente, è un ventesimo, ma già ci sembra molto di più di essere a casa e di avere portato un pezzo della nostra vita precedente qua a Fuerteventura, dove ci piace tantissimo stare. Un biscotto.
un piccolo praticamente post scriptum, anche se si dovrebbe dire post deptum. Lei è felicissima. Comunque stamattina avevo fatto un breve short per continuare a parlare, a mantenere alta l'attenzione, come mi aveva anche chiesto qualcuno di voi nei commenti, su questa faccenda secondo me scandalosa, ma mi tocca stare zitta appunto di quello che sta accadendo con queste vaccinazioni eccetera, perché sì, ho provato anch'io questo brivido della YouTuber ribelle, perché mi hanno bannato un video, cancellato e rimosso. Spero di non avere conseguenze, ma ho capito che un po' questa cosa è vera, se parli di certe cose, ed ero anche stata attenta a parlarne in un modo comunque, insomma, non sono certo una complottista, non parlo di illuminati né di rettiliani, ma mi hanno rimosso il video uguale. Quindi qualche piccola riflessione finale, a parte la gioia di oggi per la quale, vabbè, esiste pure il personale, ci stanno sempre tanti problemi nel mondo, però certe giornate per fortuna sono un po' più positive e ognuno ha le sue. Però detto questo, appunto, non ho certo rinunciato e non rinuncio a parlare delle cose che mi stanno a cuore, dell'attualità, ma ho capito che va trovata una chiave non così scontata, perché appunto è facile cadere nel calderone di chi critica anche i tentativi sanitari di combattere questo virus, che non è certo la mia intenzione, però non si può nemmeno pensare che non ci possa essere un libero dibattito su cose che ci riguardano veramente tutti, noi, i nostri figli, i nostri genitori, nonni, qualcuno, qualcuno, i nipoti. Vi posso solo dire che, vabbè, per esempio mia madre ha prenotato il Johnson, che è in una dose sola, però la preoccupazione un po' c'è, perché chissà se mi chiudono pure questo di video, spero di no, però pare che funzioni come meccanismo tipo quello AstraZeneca, quindi boh, vediamo un po'. Per quello che invece riguarda mia figlia, vi posso dire solo che lei farà la normale PCR per andare in Italia, vediamo quello che gli toccherà fare al ritorno, ma penso alla stessa trafila. Suo padre, avendo avuto il Covid, avendolo superato tipo un mese fa, ne è uscito un mese e mezzo, credo non debba fare niente di particolare, certo non deve fare il vaccino per adesso. Quindi per ora la situazione che mi riguarda privato e che spero di poter dire senza bannamenti è questa. Ovvio che secondo me rimane il fatto che, questo spero di poterlo dire, essere preoccupati per questi vaccini che girano è qualcosa di molto lontano dall'essere complottisti e dal negare l'esistenza del virus, perché questo virus ci ha cambiato la vita a tutti e forse non è questa, no forse, è sicuro il mio canale non è la sede per discutere l'opinione in merito al virus che ognuno ha. Adesso stiamo tutti quanti, anche solo per la libertà di movimento, però invece pendenti, come si dice, cioè dipendiamo, stiamo attenti, stiamo appresso al fatto di appunto molte persone, c'è stato l'open day in Italia, no? C'è stata tutta questa retorica per i ragazzi anche giovanissimi, io penso anche a questa ragazza, vaccinatevi perché vaccino uguale libertà, vaccino uguale riabbracciare i nonni, cioè cose che nella vita ti toccano profondamente, gli affetti, la tua libertà, quindi obiettivamente poi te lo vai a fare questo vaccino e credo che stia veramente alle autorità sanitarie un'attenzione tanto, ma tanto grande, perché nel momento in cui a livello di attenzione sociale si fa diventare il vaccino praticamente la chiave della libertà delle persone, e beh, e poi dopo non si può pensare che non ci sia preoccupazione per le conseguenze, non si può pensare che percentuali anche se minori di chi si vaccina e sta male, ci mancherebbe pure che la maggior parte della gente invece di stare bene poi sta male e muore, ci mancherebbe, però è una minoranza che comincia a essere un po' troppo grande e soprattutto il modo in cui viene gestita fa pensare che, insomma, le fasce di età, le controindicazioni, anche tutte queste cose che vengono fuori, appunto, qualcuno di voi mi ha commentato che Camilla, la ragazza che è, aveva dei problemi di salute di base, ma io continuo a dirlo, forse è ancora più grave, perché forse ancora di più si doveva allora dire no, questa ragazza il vaccino non lo fa, quindi il fatto che eventualmente questa ragazza avesse una patologia precedente per me ancora di più alza l'attenzione sul fatto che si sta dando la priorità totale a questa storia di vaccinarci, anche proprio facendo scorrere un po' così appunto faccende che andrebbero approfondite meglio, tipo che se una ragazza ha dei problemi per cui il vaccino sicuramente le fa del male, e allora in quel caso sì, meglio la lontana probabilità di prendersi il Covid e magari farselo pure asintomatici che vaccinarsi quando il vaccino ti crea dei problemi. Cioè questi non sono discorsi da complottista, questi sono discorsi di buonsenso, io credo. Ditemi la vostra, sperando che questo video rimanga in rete.